Presidente, un'ultima cosa, perché di questi minuti la tira in ballo Salvini dicendo è disgustoso De Luca che passa il tempo a contare i morti invece di occuparsi dei problemi della Campania. Ma io credo di non dover rispondere nulla al soggetto che lei ha chiamato. C'è una componente del sistema informativo italiano volevo adoperare un aggettivo forte, ma mi limito. Trovo vergognoso quello che è stato fatto nella giornata di oggi. Mi è capitato di dire a Sapri una cosa banale che è stata detta da tutti in questi mesi, che cioè in alcune realtà d'Italia sono stati presi dei provvedimenti con qualche ritardo. Questo è tutto. Sono riusciti a fare una speculazione vergognosa, indegna, sciacallesca, sulla base di una banalissima osservazione oggettiva fatta da tutti in Italia, cioè che in qualche realtà del nord si sono prese delle misure con qualche ritardo. Si devono vergognare quelli che fanno sciacallaggio sul nulla, senza neanche leggere o ascoltare le cose dette. È doppiamente vergognoso quello che è stato fatto, perché se c'è una regione che ha espresso sempre posizioni di rispetto e di solidarietà nei confronti delle regioni più colpite, è la Campania. Se c'è una regione che ha messo a disposizione di Milano e della Lombardia 20 posti letto di terapia intensiva, è la Campania. Se c'è una regione che ha fatto arrivare sempre messaggi di solidarietà, vi sfido a trovare un momento nel quale non si sia espressa da parte nostra solidarietà. Dunque sono veramente degli sciacalli quelli che hanno messo in piedi sul nulla un tentativo di speculazione. Ormai, mettiamolo nel conto, dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. Cioè, fa campagna elettorale. Speculazioni di questo tipo. Ma insomma le persone per bene sanno benissimo quello che è stato detto e quello che è stato fatto. Non c'è nessuna contrapposizione nord-sud, la contrapposizione è contro lo sciacallaggio di chi fa finta di inventarsi polemiche e scandali sul nulla. E c'è una parte del sistema informativo che è più interessato ai pettegolezzi, alle scemenze che alle cose serie. Non so se è chiaro. Io sono rimasto disgustato quando ho visto qualche titolo questa mattina. Disgustato, perché ho considerato calpestata la dignità nostra, perché è stata un'operazione di vergognosa falsificazione della realtà, vergognosa falsificazione. Dalla Campania è venuta sempre una posizione di solidarietà e di rispetto. Vi sfido a trovare in una occasione qualcosa che non sia stato espressione di solidarietà. Quello che stai dicendo è la replica del caso Zingaretti, ovviamente, in qualche modo. Ma mi chiedo, al di là del fatto che due episodi, tre episodi, forse non inducono anche una riflessione sul fatto che bene o male... No, non inducono niente, inducono una riflessione nei settori del mondo dell'informazione, che dovrebbe finirla di avere una propensione al pettegolezzo. Perché se io parlo con Vespa e parliamo in maniera sciolta, e faccio una battuta per dire che se qualcuno va a fare il brindisi è stato punito dal sistema, è evidente che sto facendo una battuta scherzosa. Se abbiamo degli imbecilli che trasformano battute scherzose in dichiarazioni di Stato, non è un problema mio, è il problema di un settore dell'informazione che è malato di pettegolite, di orientamento alle scemenze. Perché questi che fanno queste stupidaggini e questo sciacallaggio sono gli stessi che non hanno detto una parola rispetto al piano socio-economico della Regione Campania, che ha investito 1 miliardo di euro, la più grande operazione sociale che sia stata fatta in Italia, neanche per citarle queste cose. Quindi ne approfitto della vostra presenza per rinnovare, non per mandare, per rinnovare per la millesima volta il mio messaggio di solidarietà ai nostri concittadini della Lombardia e di Milano. Poi i dati sono i dati, ma sono stati rilevati da tutti, da mesi.
a cominciare da alcuni esponenti istituzionali della Lombardia. Credo che sia stato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è una persona di grande qualità ed è una persona intellettualmente onesta, a riconoscere autocriticamente che c'era stato qualche ritardo, qualche sottovalutazione. Gori, non De Luca. Quindi dovrebbero vergognarsi quelli che inventano sciacallaggio e scandali dove non ci sono. E la chiudiamo qua con i personaggi che...